Un centrodestra alternativo al PDL, voi siete fuori dal PDL e non siete alleati di nessuno, avete detto. No, noi siamo nella coalizione di centrodestra e siamo alleati con gli altri partiti di centrodestra, ma siamo un altro centrodestra. A me piace dire che Fratelli d'Italia è il centrodestra che si può votare a testa alta, un partito che sappia dimostrare di credere in alcuni valori a partire dal suo interno, onestà, meritocrazia, partecipazione, per ridare una casa a tutti quelli che in questi anni sono stati come me delusi da alcune scelte che ha fatto il Popolo della Libertà. Ma in che modo poi si potrà relazionare con il Popolo della Libertà e Fratelli d'Italia? Ma questo dipende dal peso che gli italiani sceglieranno di darci. Ripeto, noi siamo nella coalizione centrodestra perché in nessun modo vogliamo indebolire il bipolarismo e in nessun modo facciamo gli interessi della sinistra o della balena bianca che sta cercando di rimettere in piedi Mario Monti. Però all'interno della coalizione di centrodestra noi competiamo con gli altri partiti del centrodestra. Non è un caso che si sia detto che il premier in caso di vittoria del centrodestra lo indicherà il partito che prende più voti. Noi abbiamo una vocazione maggioritaria, alcuni dicono che sia velleitaria, ma insomma crediamo che quei tanti che in questi anni hanno dimostrato e dichiarato di essere delusi da alcune scelte possano e vogliano magari fare un'altra scelta oggi. E anche oggi nelle Marche stiamo facendo ogni provincia per arrivare da tutti quanti. Che cos'è Fratelli d'Italia? A me piace dire, e lo abbiamo poi scritto anche sul nostro materiale, che Fratelli d'Italia è il centrodestra che puoi votare a testa alta. Noi abbiamo creduto nell'esperienza di un grande partito conservatore che potesse radicare l'esperienza del nostro bipolarismo, che potesse rafforzarlo, mettere storie, insieme storie e identità diverse. Ci ho creduto io, ci avete creduto probabilmente anche voi, ci ha creduto il 38% degli italiani, se è vero come è vero che all'atto della sua nascita il Popolo della Libertà ha raccolto più o meno il 38% dei consensi. Se oggi quella percentuale si è pressoché dimezzata, significa non che quella strada era sbagliata, ma che non è stata efficace come è stata realizzata. Noi abbiamo visto tante cose in questi anni che non ci sono piaciute, abbiamo fatto le nostre battaglie. Quando abbiamo capito che di quelle battaglie ne stavamo perdendo troppe, abbiamo dovuto fare i conti col fatto che forse quella non era più la nostra casa. E ci siamo trovati di fronte a due possibili scelte: la scelta di mettere la testa sotto la sabbia per garantirci la rielezione. Voglio dire, né io, né Guido Crosetto, né Ignazio La Russa, che era coordinatore del partito, avevamo il problema di essere candidati e rieletti nelle file del Popolo della Libertà, o porci il problema che la politica non è questo. Io non ho cominciato a fare politica per avere una poltrona certa, se il luogo della politica, se gli spazi della politica non sono uno strumento che mi consente di costruire le idee nelle quali credo. Se non ho il consenso attorno alle mie idee per stare in Parlamento, io banalmente non voglio starci. E non ho fatto 21 anni di politica su 36, che ne ho compiuti questa la settimana scorsa, per ritrovarmi, grazie, siete molto gentili, per ritrovarmi a sentirmi una cooptata, una raccomandata, una persona calata dall'alto. Io credo che la grande sfida della politica in questo tempo sia chiedere agli italiani che cosa pensano di ciascuno di noi. E quindi mi prendo la responsabilità insieme a tanti altri, a partire da Carlo Ciccioli, che anche lui, insomma, non è che avesse grandi problemi di essere rieletto nelle file del Popolo della Libertà, ci poniamo il problema di interrogare gli italiani per chiedere a loro se ritengono che noi meritiamo o meno di stare in Parlamento.